but they have a international division that does. So I've only done international stuff with them. I did the Galapagos, I did Baja, I did the Johnson Strait off of Vancouver, I did Costa Rica, I did Croatia, also. Buongiorno carissimi amici, carissime amiche, benvenuti sul canale. Oggi ho il piacere di stare qui in compagnia di Sebastiano, come vi ho preannunciato. Quindi siamo qui in questo bellissimo albergo e qui c'è Sebastiano, eccoci qua. Sei contento di stare qui? Guarda, sono venuto a Sorrento perché qua venivo con Liliana. Già dai primi tempi, quando ci siamo conosciuti, siamo venuti qua parecchie volte e qua è rimasto un pezzo del mio cuore. Beh, quindi mi fa piacere davvero che sei venuto a trovarci. Ora, senti, io ti volevo chiedere questo. Parliamo un poco del vostro matrimonio. Di cosa ti manca di più di Liliana, cosa vi piaceva fare, cosa ti manca dopo tutto questo tempo, cosa ti manca di più? Io e Liliana eravamo un corpo unico, avevamo gli stessi gusti, gli stessi interessi, il nostro modo di vivere quasi invisibili, perché era la nostra vita, era il nostro modo di vivere e ce lo tenevamo da conto. Ma come l'hai conosciuta? Insomma, come è iniziata? È iniziata tantissimi anni fa, una vita. Nell'89 ho conosciuto Liliana durante una mostra che il mio amico Gaspare faceva nel suo ristorante, e una sera, mentre c'era una mostra di pittura, scultura, adesso non mi ricordo esattamente cosa si faceva, ero lì a fare le foto e facevo anche con la telecamera per guadagnarmi dei soldi come fotoreporter. E di conseguenza, girato un po' tra un tavolo e l'altro, ho visto queste tre ragazze che erano lì e ho visto Liliana seduta in mezzo. Ho detto, ma che bella quella lì, proprio mi sembrava una bambola, no, bellissima. E niente, poi ho continuato a fare le foto, quando a un certo punto mi sono girato non c'erano più, erano andati via, e allora sono rimasto molto male. Ho detto, boh, pazienza, cosa vuoi, così. Dopo forse un mese, forse più, sempre allo stesso posto di ristorante qua di Gaspar, l'hai rivista? L'ho rivista, era seduta lì con le sue amiche e ho detto, questa volta non mi scappi più. Sono andato lì, mi sono presentato, vorrei conoscerti, così, una roba l'altra, e così ed è ancora sposato all'epoca, no? Sì, quindi sì, ma no, cioè chiaramente era separato, insomma. Sì, no, non ero separato, no. No, è una conoscenza. Quindi è stata una scelta coraggiosa anche. Ma no, da parte, cioè era, guarda, di lei. Ti dico, è cominciato così come amicizia, come tante, io ne conoscevo tra amici e amiche tantissime. Cioè era un qualcosa che mi attraeva, mi piaceva. E poi piano piano gli ho detto, ma dai, vieni su la domenica, così vieni con me. Andavamo a fare le foto di calcio, di pallacanestro, di incidenti, di tutto, di più. Lei era appassionata di fotografia, infatti nei campi di pallacanestro, perché quella volta si giocava solo la domenica pomeriggio, c'era la partita di pallone e la sera c'era il pallacanestro nei palazzetti. E allora ho dato la macchina fotografica a Liliana, si metteva lì sotto il tabellone. E ti aiutava, insomma. Lei gli dicevo, guarda, devi fare un rulino, le dicevo, no? E le mettevo lì col 35 mm, ta-ta. E abbiamo pubblicato tantissime foto col suo nome. E quindi, voglio dire, è stata per te un po' tutto. Sì, e poi lei si è innamorata di questo rapporto, questa mia lavoro. E siete andata avanti, e dopo, 32 piano, anni. Piano le cose sono cresciute, ecco. Così. E senti, ma poi, com'è possibile che quel 14 dicembre del 2021 lei esce di casa
poi viene ritrovata morta. Qualcuno si parla di suicidio o di altro. Come è stato mai possibile una cosa del genere? Quale spiegazione tu ti sei dato di questa vicenda così improvvisa? Cosa può essere capitato secondo te? Guarda, tutto dal giorno che è scomparsa Liliana, per me è stato uno shock tremendo. E poi non sono stato informato da questi amici che sono venuti a casa mia, che loro sapevano della scomparsa di Liliana. Mi hanno quasi costretto ad andare a fare la denuncia di scomparsa. Ma tu non te l'aspettavi? Cioè non ti aspettavi assolutamente questa cosa? Io non ho avuto nessun preavviso o qualcosa che mi desse la sensazione che c'era qualcosa. E Sterpin chi era per Liliana? Chi era? Guarda, cosa sapevi tu? Io conoscevo Sterpin come presidente del Marathon, un atleta, uno che faceva gare qua e là, una roba e l'altra, dove Liliana era in questo gruppo e lei molte domeniche andava a fare le gare, faceva le notturne, faceva le 24 ore, faceva i 5 Stiamo parlando di tanto tempo fa, sì, no? Sì, sì. Dopo, sai, non è che ci vedevamo sempre, però nel 90, nel 91, io poi la seguivo anche come giornale, faceva le gare, queste robe qua. Noi ci vedevamo così, o il sabato oppure la domenica. E quindi parliamo sempre di 30 anni fa, ma hai mai avuto sentore negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che lei lo frequentasse in qualche modo? No, assolutamente. Io non avevo la minima idea. E allora? So che lei, da quando è andata in pensione, frequentava delle sue amiche, dei suoi amici, perché magari avevano bisogno, andava a pagargli le cose in posta, andava a fargli qualche servizio, e aiutava gente che aveva avuto operazioni, gente che così. Di Sterpin io non avevo allora, idea. Sebastiano, però una domanda te la devo fare. Perché allora Sterpin esce fuori con questa fantasiosa storia d'amore? Per quale motivo si inventa una cosa del genere? Ti sarei fatto un'idea, come mai lui dice questo? Come mai se lo inventa? Guarda, a distanza di tempo, perché io in tutti questi mesi ho sentito un sacco di cose qua e là, però adesso ultimamente stanno venendo fuori delle cose veramente raccapriccianti. Secondo me lui dentro nella sua mente si è fatto un suo qualcosa che comunque è andato al di là. È andata oltre certi limiti. Quando Liliana, secondo me, si è resa conto di essere in un imbuto, di un quasi pressata, quasi come dire, non era quello che voleva lei. Quindi tu non pensi che ci potesse essere ma altro tipo di interessi? Figurati, no, tu non pensi questo. Figurati, lei amava la nostra vita, avevamo, come noto, deciso di andare in Brasile a trovare gli amici. Ecco. Avevamo anche parlato con l'agenzia che è stata sentita. Ecco, anche i nostri amici del Brasile sono stati sentiti e hanno confermato. E lo Sterpin dice invece ma il no, weekend. Come è possibile una cosa del so, genere? Ma la gente ci crede pure. Come ti spieghi che la gente crede, molte persone credono a questa cosa qui? Ma come, guarda, credimi, nessuno ci crede. guarda, ti posso assicurare che dove vado, qualsiasi città o posto dove vado, anche qua a Sorrento, sono qua da ieri, molta gente mi è fermata, ma tantissima. Ti ha dato solidarietà. Anche prima che eravamo a passeggio per il posto, hai visto che c'era gente che è vero, testimone, è vero. No, ma tutti mi dicono le stesse cose, Sebastiano, non ti preoccupare, siamo tutti con te. Siamo sicuri che questa persona sta lavorando di fantasia, e lui la stava braccando quel giorno, e lo dimostra anche quei quattro messaggi che lui ha cancellato prima di andare in questura. E dopo io quei messaggi tu dici sì, aspetto un segnale, queste cose qua, evidentemente lui era a conoscenza di qualcosa di veramente drammatico.
probabilmente Liliana gli avrà detto qualcosa di veramente drammatico. Quindi in quella famosa telefonata del giorno 13 arriviamo sempre a quella famosa telefonata. Ecco, lì forse è entrata la discussione, perché parlare per 16 minuti, lui ha tentato in tutte le maniere di magari convincerla, di dirle qualcosa, però lei non si è fatta più trascinare da questo. E poi quella telefonata delle 8.22 secondo me è stata dirompente verso di lui, che probabilmente gli avrà detto qualcosa proprio di... E quindi negativo. Tu pensi che sia uscita così e propende più per l'ipotesi di un suicidio? Guarda, lei è uscita di casa veramente furibonda, disperata, tutto quello che vuoi, ma secondo me può essere che magari loro si sono incontrati, si siano visti. Non lo so, non abbiamo riscontri, non abbiamo testimonianze. Quindi qualche dubbio ce l'hai anche su di lui? Potrebbe essere. E lui ce li ha su di te. Insomma, dai, figuriamoci. Io ho dimostrato, sono stato sentito decine e decine di volte, sia dalla procura sia dagli inquirenti. Anche i tuoi spostamenti sono stati verificati. Ma certamente, ma... finora, guarda, io posso andare avanti per sempre, posso sempre dimostrare il mio affetto a Liliana, reciproco, con migliaia e migliaia e migliaia di immagini, certo. di foto, di viaggi. Questa era la nostra vita, figurati se lei sceglieva di andare a stirare le camicie in una cantinola. Soffitta. Dai, la sua intimità, caro Sebastiano, la sua intimità però è stata messa in piazza con questo discorso degli aborti. Ma non è una cosa vergognosa che il gossip televisivo si sia prestato a mettere in piazza l'intimità di una donna? Guarda, su un fatto che non c'entra comunque niente, stiamo parlando del 1993. È grave questo, no? Per me è stato un ricordo lontano, molto profondo, molto duro, in cui ho visto Liliana veramente sprofondare in una disperazione pazzesca. Mi ha detto: Sebastiano, ho bisogno di te, devo fare una cosa importante domani in ospedale. E sono rimasto con lei tutta la notte, lei piangeva, tremava, tutto quanto. E l'ho portata in ospedale e dopo... Ma quindi non si sapeva con chi avesse concepito. No. Ecco, quindi si è molto speculato su questo fatto che tu hai detto con la giornalista, forse l'ipotesi, ma si confonde l'ipotesi, a mio modo di vedere, con il fatto che tu sapessi, ma non credo che tu potessi essere sicura. Hai fatto un'ipotesi, evidentemente. Ma guarda, io conoscevo Liliana forse più di tutti, forse più di sua madre, di suo fratello, delle sue cugine, di tutti i suoi parenti, perché Liliana con me era un libro aperto. Evidentemente questa cosa qua è stata qualcosa di non voluto, ecco, secondo me, di non voluto. E secondo me l'unica persona che lei frequentava quei periodi là era il marathon, le corse, questa roba qua. E l'unica persona che lei poteva essere che poi hanno detto, visto che si conoscevano negli anni 80, adesso vogliono fare in modo che si conoscessero anche nel 2021. Ma cosa c'entra dopo 30 anni? Io questo mi sono chiesto nei miei video. Cosa si vuole dimostrare? Se c'è stata una conoscenza 30 anni fa, perché adesso pensare che quella conoscenza esisteva ancora nel 2021 di quel tipo là? È un loro pensiero, voglio dire. Hanno messo in piazza l'intimità di questa donna, no, senza un motivo. Guarda, io non perdonerò mai il fratello. Facciamoci questa domanda: ma un fratello che non sapeva di queste cose qua, nessuno sapeva, solo io e Liliana e eventualmente la persona che Vabbè, ha frequentato.
però erano cose, sono cose, io un appello che faccio alle femministe, tutte queste, cioè il rispetto delle donne, e, cioè, sono cose talmente personali, talmente delicate, che a un certo punto il fratello mette in piazza queste cose qua, è veramente vergognoso, e questo dimostra come questa persona qua non aveva rispetto verso la sorella, assolutamente. Sì. Un'altra cosa ti voglio chiedere, ieri la Gabriella Marano ha detto in TV che ci sono, vedrete, ci sono tante foto, Sebastiano ha detto in una intercettazione che ci sono tante foto che ritraggono lo Sterpin con Liliana. Ora ti chiedo, queste foto negli hard disk che ritraggono Sterpin con Liliana, mai possibile che esistano? Ma guarda, questo tu lo sai. Guarda, quello che dice la Marano ormai non li crede più nessuno. Ma l'hai detto? Ma assolutamente. Allora, io non devo giustificare né a te né a nessuno le foto che ho fatto. E non devo giustificare se ho fotografato Sterpino o no. Ma io posso dirti che io a loro ho fatto solo una foto. Appunto, dico, una. Una. Ecco, quello che è stata pubblicata e basta. Io non avevo nessuno, non sapevo neanche della frequentazione, diciamo, ecco. Non sapevo niente. Quindi il dire, il paventare che ci siano tante, perché sarebbe assurdo, per quale motivo tu avresti dovuto fotografare loro? Per quale motivo? Assolutamente. Quale? Quindi questa cosa noi la possiamo smentire ufficialmente, guarda, assolutamente. Come pure ieri fu detto il fatto, ancora una volta, su quei 20.000 euro che tu volevi consegnare alla compianta amica Laura. Questa, voglio dire, è un'altra cosa che sono opinioni. Io l'ho subito, non credo. Smentito, già dall'inizio in procura ho sempre detto, guarda, non esiste nessuno. Noi non avevamo tanti soldi a casa, avevamo quelli che ci servivano così per se avevamo qualche viaggio da fare o per comprare qualcosa di importante. Avevamo appena preso i mobili, Liliana aveva appena comprato tutti i mobili per la casa nuova. Aveva speso un paio di 12-13 mila euro e altri soldi noi non avevamo. Figurati se io vado dalla amica a dirgli che mi tenga 20 mila euro. Ma io non so neanche quanti sono 20 mila euro, non so. Eppure, dove li devo... Eppure si dice di tutto e di più per accreditare, diciamo, una tua immagine, insomma, negativa nell'opinione pubblica. È incredibile questa cosa qui. Senti, un'ultima cosa. Ieri, sempre in TV, niente di meno, si è arrivato al punto di sollecitare lo Sterpin, anche Gabriella, ma soprattutto lo Sterpin, a dire: fate una domanda, fate le domande a Sebastiano. E Sterpin dice ieri sera, dice: Sebastiano, perché non ti liberi la coscienza e dici finalmente cosa è successo a Liliana? Cioè lui chiede a te di liberarti la coscienza e di dire cosa hai combinato, cosa hai fatto a Liliana, che fine ha fatto. Ma è possibile, si deve arrivare a questo? Guarda, cosa dici tu? È vergognoso, guarda, vergognoso assolutamente. Lui deve ringraziare che io sono una persona sincera, onesta, cattolica, rispetto tutto quello che vuoi, e di fronte a queste affermazioni, guarda, è vergognoso. Perché qualcuno dice non quereli, non ti offendi. No, non lo voglio fare. Tu non hai mai fare. La sempre giustizia detto... verrà fuori lo stesso. Per me l'agonia che avranno queste persone, quando tutto questo sarà finito, l'agonia che avrà queste persone, vedrai, sarà enorme. All'agonia enorme. Adesso mettono te, però no, stanno mettendo te. E adesso, loro. Domani ci sarà quarto grado e speriamo appunto che non continui. Le trasmissioni vanno avanti, ma è fisiologico questo. Fino a che non si avranno le risposte, certamente tutta la gente ha bisogno di sapere la verità, sapere cosa può essere successo. Quello che si sta facendo in questi mesi ma infatti, è proprio questo. Ma infatti la dottoressa Gattani adesso deve finire questa autopsia. Ma io mi chiedo a volte, ma
cosa si aspettano da questa autopsia? Alla fine, se non cambiano la mentalità e che puntano il dito sempre su di te, ma cosa si aspettano Guarda, mai? io non ho niente da Cosa? nascondere, sto vivendo tranquillo, sereno, viaggio, vado di qua, di là, cioè non ho nessun problema in questo Va genere. bene, l'ultimissima cosa, poi ci lasciamo. Cosa ti senti di dire alla fine? Ecco. Cosa ti senti? Cosa questa esperienza, questa cosa che è capitata, cosa ti senti di poter dire ai nostri amici? Ecco, un messaggio finale, Il cosa ti messaggio senti? finale è questo: io vi auguro di non avere assolutamente nella vostra vita un'esperienza di questo genere, perdere il marito, perdere la moglie e non dopo 25 mesi non avere ancora una certezza, una risposta di verità. Questo è purtroppo. Io questo mi rode dentro, mi fa male e mi trovo anche delle persone che, no, che hanno solo la voglia di raccontare un sacco di frottole, cosa, a quale scopo non lo so. Hai tante foto che raccontano la tua vita, tante testimonianze, e c'è chi invece non ha nulla, non ha Bravo, un foto, bravo, non ha un selfie, bravo, non ha nemmeno una testimonianza bravo. fisica di una sola persona, eppure c'è chi crede a qualcuno che non ha testimonianze, e tu che hai milioni di foto, purtroppo qualcuno ha dubbi su di te. Quindi, Ma no, guarda, cioè, per carità, ognuno ha il suo modo di vedere, di pensare, di farsi un'idea. Per carità, io ancora, cioè, gente mi ferma, mi dice, stai tranquillo, continua così, siamo tutti con te. Ricordati, Sebastiano, hai tanta gente che ti vuole bene. A proposito di gente in ferma, ti ricordi questa nostra amica Patrizia, di cui pure si era polemizzato tanto, si era confuso questo tuo affetto sincero per una donna che purtroppo ha dei gravi problemi fisici? Ti ricordi, addirittura si era detto: ah, Sebastiano già pensa a un'altra donna, e quella invece si era equivocato, perché la conosco anche io, questa Patrizia è una donna veramente molto cara, che però ha dei gravissimi problemi fisici. Quindi penso che anche questo, anche un saluto a lei, no, possiamo Guarda, io fare. sono andato da lei meno di un mese fa a Gallarate e diciamo, sono rimasto perché adesso riesce a muovere le mani, riesce a tenere il telefono, a mandarmi messaggi, i fiorellini, le cose così, mi scrive qualcosa, io gli mando le foto ogni giorno di dove sono, di dove vado e un abbraccio anche alla madre. Raffaella, che veramente è una grande, grande, grande signora, loro sono originari proprio qua di Ah Salerno. sì, non Sì, sapevo. sono di Salerno, Non sì. sapevo. Comunque Patrizia sta molto male, E lo molto so. male. E quindi il tuo affetto è un affetto, È diciamo, un affetto, è un non era. affetto Io umano, sono voglio dire. sempre vicino a lei. E quando posso vado a trovarla e veramente mi Dispiace. si stringe il È cuore vero. vederla ridotta così, una ragazza di 53 anni. Ha Va delle bene. figlie meravigliose, una è laureata, quell'altra lavora, veramente una bella famiglia. E io mi sono molto affezionato a lei, gli voglio molto bene. Sì, e anche io che la conosco posso dire la stessa cosa. Quindi va bene, siamo arrivati alla fine, c'è un'ambulanza che passa qua sotto. Quindi, caro Sebastiano, io ti ringrazio di essere stato ospite sul mio canale. Quando vuoi, quando capiti in zona di nuovo, vienici a trovare, e con la speranza che comunque si chiarisca, che vengano parole di verità, che comunque si sappia qualcosa, che comunque questa storia finisca in qualche modo, perché certamente non se ne può più. Ok? Quindi grazie, 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 e buona giornata. Ciao Sebastiano, grazie di tutto e di essere stato qui con noi. Arrivederci cari amici, grazie di averci ascoltato. Ciao a tutti.